Buongiorno ragazzi, benvenuti in un altro weekly vlog con i capelli gonfi, gonfissimi, che li ho lavati ieri sera. Già tutta bella che skincareata. Oh, guardate quanto mi si riprende la pelle dopo che mi passa il periodo ciclo. Io ho capito che è quello il mio disagio. Mi è rimasta infatti questa robina qua, ma per il resto c'è pulita. Pulita, vabbè, solite macchioline, queste sono macchie, solito problema pelle chiara. Comunque questo sarà un vlog ricchissimo ragazzi, ricchissimo anche di tanti ritorni, perché da questa settimana fino alla prossima tornano tutti, letteralmente tutte le mie amiche, quelle storiche con cui siamo partite e con cui siete abituati a vedermi comunque girare i video, specialmente appunto i vlog delle mie giornate, stanno per tornare. Tra l'altro qui a Seoul sta cominciando a fare freschetto. Io sono ancora con l'aria condizionata accesa, eh? Eccola qua, attenzione, perché oggi vabbè sto registrando diversi video, vi ho registrato anche la house tour, questa domenica me la sono presa di lavoro proprio potente, proprio in vista della prossima settimana che sarò piena pienissima di roba da fare, quindi non avrò tempo di registrare i video che voglio registrarvi, perché vi anticipo, house tour, devo registrare lo story time barra get ready with me, dove vi racconto del signor Carota, del primo ragazzo che ho frequentato qui in Corea e che mi ha ghostata senza motivo. Quindi non vedo l'ora di fare un po' di gossip, di parlare anche di questa situazione, quindi è il video che girerò dopo. Stasera devo registrare il mukbang, quindi ho una giornata bella, bella piena, bella già impostata. Stamattina tra l'altro mi sono svegliata prestissimo, primo perché il signor Winnie Pooh, chi segue le live sa tutti questi inside joke, altrimenti raga vi state perdendo tutto. Io dico sempre di seguirmi su Instagram, se perdete le live vi perdete tutto. Signor Winnie Pooh è il ragazzo che vi ho fatto sentire e di cui vi ho parlato nello scorso vlog, che oggi aveva un esame importante che stavo studiando da giorni interi, quindi vediamo un po' se ci farà sapere poi più tardi. Quindi mi sono svegliata sia per quello, per dirgli buona fortuna, lui oddio non ce la faccio, io sì, sempre motivatrice personale e la storia della mia vita, ma chi motiva me non si sa, vabbè. E poi appunto perché dovevo registrare questo video della casa e quindi pulisci là, spela lì, poi lo sapete appena mi parte io poi comincio e con l'aspirapolvere nelle fessure delle finestre, cioè fino a fatte pulizie di primavera e ci ho messo 2 ore. Poi ho detto magari è il momento di registrare questo video prima che si fa buio, nuvoloso, perché oggi è un po' nuvolosetto. E quindi c'ho pure tutta la casa organizzata con i ragazzi stesi a terra qui. Quindi adesso mi siedo un attimo, bevo una cosina al volo che sto morendo di sete, che ho parlato per il video e sto continuando comunque a parlare. Ah, devo anche riprendere, mannaggia, i vestiti di Jenna che ho lasciato fuori, perché ho detto dove li metto, dove non li metto per farli vedere. Passati 4 mesi e ancora così li tengo. Chiudiamo le porte di casa mia. Poi fatemi rimettere le traversine che avevo tolto sempre per il video per il signor Piscia Sotto, che amici si mette sopra a dormire perché non lo so, saranno fresche? Eccolo qua. Eccoti, signor Piscia Sotto. Ok, situazione sistemata. E niente ragazzi, magari ci sentiamo a ora di pranzo, vediamo che cosa possiamo mangiarci. Ho girato anche il secondo video di oggi dove mi sono preparata e vi ho appunto raccontato tutta la storia di frequentazione coreana. Ho scoperto che il tizio di... Raga, io vi ripeto, ho un problema con i nomi, non lo faccio apposta a chiamare tizio, Caio, eccetera. Mi ha risposto signore. Signora ha finito esame, ora vi racconto. Il tizio che fa Zoro nell'adattamento live action di One Piece ha fatto i Cavalieri dello Zodiaco, che io esco pazza. Sempre adattamento a film e io non ne avevo idea. Cioè, assurda questa cosa. Quindi lo sto recuperando. Vediamo, perché oh, gli attori sono di un certo calibro, eh. Nel mentre sto pranzando con i miei soliti raviolini qua, almeno faccio fuori qualcosa da mangiare nel congelatore perché non c'entra più niente. E questo qua è il film, questo qui è lui. E vediamocelo. Invece per quanto riguarda signore, la situazione è un po' delicata perché mi ha detto non è soddisfatto di quello che ha fatto. E ora è in questo stato di tutte cose sue mentali, che poi io continuo a dirgli, lo so che la mentalità coreana è differente perché ti impongono di fare il bene per forza, ma io ho continuato a dirgli tutti questi giorni, anche ieri e stamattina, cioè mi sono svegliata apposta per rassicurarlo un attimo, tu hai fatto il tuo meglio, hai studiato, ti sei applicato, cioè nel senso già per questo dovresti essere orgoglioso di quello che hai fatto. Loro non ci arrivano, bisogna un po' impastargli, infatti adesso mi ha risposto
posto un'altra volta e mi ha detto che vorrebbe dirmi solo buoni risultati, quando poi tra un mese gli dicono i risultati. Ma cioè non è che lo devi fare per me, cioè lo stai facendo per te, che non capiscono questo fatto qui. Voi direte, oddio che carino, ma ti dice queste cose. Sì, e lo apprezzo e tutto quanto, però vorrei che capisse. Sto facendo una cosa importante per il suo di lavoro, quindi spero un giorno arrivi ad autogratificarsi ogni tanto, perché si flagella soltanto. Ragazzi, io pensavo di poter stare rilassata. Fatemi prendere qualcosa per mal di testa, perché ora mi devo sbrigare e devo uscire da questa casa, quindi no relax. Purtroppo Rosalba ha visto che per Cristina ieri sono andata a fare il giro, prendere il Lucky Draw dell'album di Taehyung. Non ci ho pensato effettivamente lì per lì, perché stavo un po' di fretta, a chiedere anche se lo voleva lei. E visto che è soltanto fino ad oggi, ovviamente devo andare. Ecco che mi ha scritto, vediamo cosa vuole. Mi ha detto di prendergliene due. Sì, ma è missione. Però almeno vi faccio vedere come funziona per questi eventi Lucky Draw. Non so come mi lascerò sti capelli, magari lascio così come un lettone, perché vedo che c'è un po' di vento, quindi forse mi conviene mettermi il cappello. Vado. Ho preso, perché sono tre carte per ogni persona. Stavolta ne ho prese due diverse e a Cristina io ho preso un'altra diversa. Quindi nessun doppione, se vuoi uno se ne scambiano. Mi sta per venire il ciclo, quindi avevo delle patatine fritte e sì, gelato. Quindi la sono fatta. Questa è la morte da avere vicino casa. Traverso, vado a casa, mangio queste cose, mentre riesco a vedere il film. Poi niente, cioè alla fine ordinerò il tteokbokki, perché il video devo girare. Buongiorno ragazzi, oggi sono già pronta. Tra l'altro c'è questa luce bellissima, quindi vi faccio un close up occhi. Comunque sempre lo stesso, anche se oggi ho sbordato un po' di più l'eyeliner, non ho fatto la codina dentro, proprio perché ho sbordato di più, se no mi sembrava una cosa troppo lunga, perché stavo guardando una cosa al computer mentre facevo l'eyeliner. A un certo punto strunk, e quindi non sono riuscita a cancellarlo. Ho detto vabbè, facciamo questa roba, non è male. Ora mi sistemo i capelli, mi preparo, perché oggi vado a fare un picnic a Yoido con due mie amiche di Roma, tra l'altro, che sono qui sempre in vacanza. Ci siamo già viste qualche giorno fa, però non vi ho ripreso, no? Quindi preparo la mia busta picnic. È un botto di tempo che non vado a fare un picnic fatto bene, e vediamo un po' che cosa esce fuori. Vi faccio godere appieno questa esperienza, che è una cosa da fare. I picnic a Yoido, chef kiss, cioè ci sono diversi punti, diciamo, sul fiume, ma lo sapete, Yoido, che poi non è Yoido veramente, cioè sì, però è più che altro Yoinaru si chiama, è spettacolare. Sono arrivata, la mia coppietta davanti, guardate che carina. Qua ci sono, non sono pickpocket, però mi danno i volantini per ordinare, ma sono molto insistenti, guardatele, guardatele. No, le amo, vi giuro, sono la mia vita. Comunque le mie amiche sono da qualche parte là sotto. Ah, sono qua, non è vero? Cosa fate? Scusate, guardate che bel panorama. Ci siamo sistemate. Si vede un po' il tramonto, si vede. Forse qui è più carino da questa parte. C'è una retta meravigliosa. Dopo vi faccio vedere se prendiamo qualcosina da mangiare. Come volete? Vi posso riprendere? Siete... Salutate, presentatevi. Attenta, attenta, aspetta. Scusate, attenta. Un attimo di pausa. Vai. Ciao ragazzi, no? Ragazzi. Sono Giulia. Chi sei? Chiara. Chi sei? Chiara. Chiara e Giulia, ok. Quindi adesso ci facciamo una passeggiata. Però continua così questo tempo. Bellino. Sì, sì, dai. Qua ci stanno tutti i banchetti per affittare le cose se non le avete. Lei vuole questo raviolone per forza. Ci facciamo una bella ringlazione. Oddio, a casa questa. Ma la... questa pure si è affittata. Le foto dei... nei photoshoot. Nei foto... questa se me la affittano io la pago, eh. Bella, carina. Che vuoi? Non c'è riuscita. Che hai fatto? L'ho presa. Con io, senza carta. Dai. L'ha preso, l'ha preso. È viola! Fucsia, che è? Fucsia, facciamo fucsia. Che è un viola. Facciamo no, che viola. Facciamo che viola. Finto. Bellissimo, soddisfacente. Buona tech! Bellissimo. Tutti i banchetti, sì, con il cibo. Vediamo se c'è il pollo. Sì. Sì, in teoria ci dovrebbe stare. Qui abbiamo il nostro 7-Eleven per prendere i ramen e farceli là.
Io lo prendo, poi mi vengo a fare dopo, mi fa. Cioè, intanto acquisto, capito? Allora, il settaggio c'è. È un po' misto Blackpink e New Jeans. Posso dire una collab. Bellissimo. Bella. Rosa siamo. Io volevo far rivivere la pure experience di Cap. Certo, sono venuta a agosto. Faceva più caldo, c'era più senso. Però, non neanche si apre. Che fail. Oh, guarda. Non c'è la linguetta quella grossa. È questa? Quella, sì. Eccola. Bello. No ragazzi, io c'ho un insetto attaccato addosso. No, è il bello della live. No, eccolo. Cos'è? Guarda, vedi, si muove. Si muove? È un ragnetto. Oh, perché arriva la svampa del mondezzo? Ilaria. Ecco perché non c'era nessuno qui in prima fila davanti al fiume. Ci siamo chiesti ma come mai nessuno occupa di questo punto. Prima ci vengo sempre, quando vengo da sola mi siedo su queste panchine. Poi mi aspettavo. Io poi cosa ho preso? Le mie patatine preferite, lo sapete? Le preferite? Certo. Se voglio una cosa normale. Sono quelle original. Soft, non te le faccio assaggiare. Avete qualche intolleranza alimentare? Ok, perfetto. Ah, questa è una cosa dolce, perché ve l'ho detto, sto sempre il ciclo qua. Bisogna fare dolce salato, dolce salato. Ma quando hai preso tutte queste cose? Mentre voi stavate, io vado diretta. Noi stavamo scegliendo il ramen, abbiamo letto tutti i gusti, tutti gli ingredienti. Io belli, scusate, vabbè, se vi disturbiamo con le nostre parole. Ilaria intanto ha svaleggiato il condominio. Ho preso anche un ghimbappino così. Questi ragazzi con una polar bear sono dai, più buoni. Aspetta, aspetta, ti metto a fuoco a te, eccolo qua. Questi se non prendi tu una mayo non sei nessuno. No, questi con l'orsettino sì, sono sì, più buoni. C'è un cimaio, però se no non sei nessuno. Guarda che continua a metterti a fuoco e si rifiuta di mettere a fuoco. E guarda, si rifiuta, non lo vuole. Mi piacevi. Bello. Un po'. Adesso farò io il faro in aria. Devo portare il faretto, ce l'ho pure da a casa, porca miseria. Oh, se rimani là, perfetto, mettiti un po' più. Ok. Guarda che, madonna, sono così lucida. No, questo è proprio skincare. Vabbè, prima di restare lì tutta la sera. Ah, i nostri ramen, loro hanno preso questo. Consigliate? Sì, è molto buono. Per le persone che non tollerano tanto il piccante. Ah, ok, questo. Questi sono uguali, no? Quelli. Infatti sì, però questi sono un po' piccantini. Bellissimo. Non è una cosa eccessiva, però ti dà quel gusto un po'. C'è il ramen classici questi. Belli, quindi vedete qua la carta. No, dai, l'avete vista. Perché troppe luci abbiamo. Ora è troppe luci. Tra un po' andiamo. Niente, è troppo chiaro adesso coniglio, lo deve far vedere. Bene, dopo aver fatto questo spettacolino, dopo lo andiamo a fare anche ai ramen. Ma almeno qualcosa di utile. Allora, loro sempre più avvinghiati, vorrei dire. Lei ha preso in mano questa missione, letteralmente l'ha presa in mano e vuole arrivare lì, perché abbiamo visto dei fratelli con la lampada. No, aspetta, non si vede che loro sono la luna. Ma dai, ho fatto tutto il giro intorno. È tornata, no. Ah, lui, ma perché sto avvinghiati pure loro dietro? Sì. Ma non è vero. Oddio, però, un involtino primavera. Attenzione, ma sei registrata? No, così, guarda. Bello, oddio. Però guarda così. Bello, che vuoi dire? Guardati anche tu con questa luce. Vedi, è reale, capito? È vero. È vero. Vediamo. E si ritroverà su YouTube facendo queste cose. Purtroppo ormai il contenuto è all'interno della macchina. Non ho potere su ciò che verrà postato. Ma potrò sempre inseguirti con una lampada a forma di coniglio, sappilo. Oh, adesso si vede la luce degli amici. Oh, ecco, gira. Lei purtroppo non vuole farmi riprendere. Amica, vabbè. Sorella? Ma proprio adesso. Ma amore, eccola qua. Eccola la luna degli amici. Dove è andato quell'altro? A farsi le foto ancora. Ah no, sta lì davanti. Dove andrà questa ragazza? Corri. Come si fa lo zoom? Mi sento una boomer. Vuole far avvicinare il nostro coniglio alla luna degli amichetti. E vuole fare una foto? Pensa se arrivano adesso. Oddio, no, sta scappando, li ha visti. Ma c'è così? Dove? La polizia. C'era la tizia vicino a loro che mi fa gli occhi. Guardava tipo, che cazzo sta facendo questa? Vabbè, comunque sono tornati mentre tutto il mondo. Ma che sei? Ti hanno visto, Ila? Ma che sei a te? L'abbiamo ripreso nel video loro che arrivano. Ma tanto mi sono rimasti, da quelle dietro. Ma non è vero. La polizia. Vabbè, finché non mi ammanettano io sto bene così. Non so mettere in pausa.
Non è riuscita neanche a fare lo zoom di te. Wow. Bravissima, che tecnica. Che tecnica. Beh ragazzi, tanto è facile questo. Basta che fate così e te la butta da sola. Come? Oh. Trami il tasto. Non c'è scannerizzato? Okay. No. Solo? Questa la butta così e fine. Poi guarda, ho dato due bacchette, una per mangiarla e una per cucinarla. Poi c'è un photoshoot in corso. È facilissimo, dai. Comunque dovete soltanto premere questo d'avvio, poi se volete altro acqua altro tempo, che magari li volete un po' più, non lo so, cotti. Oddio, ecco qua, la realtà dei cotti. Ci sono tutte le bacchette, no, la realtà dei cotti. Bellissimo. Quanto manca? Un minuto e 20. Sto tutto pallendo. Raga, io sto a fare una foto, che bravi, che belli. Noi facciamo parte. Ah, ma sono quelli della corsa, può essere, sono loro. Sì, sì. Ah, che bravi. Sei stata bravissima. Ilaria ha detto che è brava. Non mandava. Come fare la foto con i ramen? Però dovete prendere un coniglietto, perché se no va bene. Ecco qua, la clavicola. Okay. Guarda, guarda, questa è top. Questa è perfetta, questa l'ultima è mi è piaciuta. Fammi un videino, no, veramente, per favore. Ma ci sta. Vai. Si sono congelati. Guarda questa che bella. Perché la faccio sexy. Ti gusta? Sì, sì. Ragazzi, basta però. C'è una scarpa che ci stai riprendendo. Letteralmente. Allora, ci sono dei tizi che hanno cominciato a cantare. No, dei tizi no. Dei tizi, vabbè, i tizi. I nostri amici. I tizi. Questo è il momento perfetto per fare l'applauso. Ma lui sta... Sì, ma... Ah, pazzesco. No, forse non hai capito. Mamma, adesso non è il momento. Ma perché sono messi a cantare? Raga, non mi era mai successa sta cosa. Aspetta, no, questo ha ripreso, mi dispiace. Tanto non si vede niente, potrebbero essere chiunque. Non si sente, abbassato. Col microfono, si è portato il microfono con questo. Bluetooth, sì. Ma ti rendi conto? È un mito. Però si sente, si sente. Ma non è male. No, poi. Buongiorno ragazzi, oggi sono particolarmente emozionata. A parte mi si è abbassata la voce. Si vede che ieri al picnic abbiamo preso un po' d'arietta, perché c'era parecchio venticello. E ovviamente poi essendo esposte sul fiume potete immaginare, avremo questo suono un pochino più soave. Comunque vi dicevo, sono molto, molto felice, molto carica questi giorni. Ho tantissime cose programmate per praticamente tutti i giorni di questa settimana, quindi sicuramente non ci annoieremo, ecco, sarà molto diversa. Ieri appunto abbiamo fatto, vi ho portato a fare questa esperienza picnic che vi volevo riprendere bene. Troverete poi ovviamente anche i reel e il TikTok se volete vedere una cosa un pochino più specifica e più veloce riguardante quello, ma insomma se l'avete visto qua nel vlog direi che siamo stati abbastanza esaustivi. Oggi mi vedo con Lara, che ormai conoscerete meglio di me praticamente. Non sapevamo bene dove andare, nel senso abbiamo detto vediamoci, ok, però ci sono sempre talmente tante cose qua che ogni volta è un po', oddio, cosa facciamo, dove andiamo? Volevo andare in un posto, ma me lo tengo da fare con la persona che arriverà domani. Quindi domani nuovo arrivo, non vedo l'ora. Poi nuovo arrivo, nuovo ritorno comunque. Con Lara andiamo invece a vedere un caffè che è super carino. Tempo fa è andato super virale perché ha questo concept di pioggia, quindi tra acqua, suoni. E il posto è molto carino, ma è molto infrattato. Quindi ci siamo dette, oh, scarpe da trekking qua. Mi sa che dobbiamo fare qualche salita. Ora non so bene dove sia locale. Stamattina mi sono già messa un po' a sistemare casa, devo ancora fare la mia skincare, però guardate quello che vi dicevo della mia pelle. Faccio adesso una colazione abbondante, così poi non devo pranzare e mi prendo direttamente qualcosa lì al caffè. Quindi cosa possiamo farci? Vediamo cosa offre il nostro frigo. Allora, in realtà dovrei mangiarmi questo perché sennò si fa cattivo. L'avevo preso ieri per il picnic, poi non l'ho mangiato ovviamente. Poi cos'altro abbiamo di aperto? Ah, in teoria c'è la spam e anche un uovo, perché praticamente questo uovo mi si è rotto e l'ho messo in questa cosina, quindi dai, mangiamoci questo. Magari ci prendiamo anche un po' di kimchi, questo qua, perché sennò si fa cattivo. Beh, c'è scritto fino al 2024, eh. Tiè, becca qui, però...
qualche giorno qui in Corea sarà il Chuseok, che non so se lo sapete, ma è un po' come se fosse il ringraziamento coreano. Quindi si mangiano tante cose buone, si sta con gli amici. Vi farò sicuramente vedere, perché ovviamente faremo qualcosa al riguardo. Però a proposito dei prodottini Yepoda che mi avete appena visto utilizzare per la skincare, hanno creato una promo speciale proprio per questo evento. Perché lo sapete che sono un brand che crea il prodotto qua in Corea e poi viene rivenduto in Europa. E proprio perché è la festa del ringraziamento, il team vuole ringraziarvi appunto dandovi in regalo il contorno occhi se spendete almeno 69 euro sul sito. Questo qua è il prodottino, è un contorno occhi super ricco e super nutriente, quindi se stavate pensando di provarlo o di prenderlo, in questo modo potete provarlo appunto gratis. Quindi vi lascio scritto il codice sconto che potete appunto utilizzare sul loro sito, e in più avere uno sconticino speciale, quindi lo sconto più avete poi il regalino del contorno occhi. Io adesso mi vado a preparare, così andiamo insieme al caffè. Sicuro non mi sentirete perché sto per strada. Sono scesa e ho fatto, ma io questo ponte l'ho già visto, mi sono scorta di qua, effettivamente c'è la Namsan Tower e questo è il ponte, quello che si vede dove corre lui, Itaewon Class, bla bla bla. Questo è il ponte, lì c'è la Namsan Tower, non so se lo vedete. Sì, questo si vede. Onestamente pensavo fossimo tutto da un'altra parte. Non avevo, cioè io ho messo la direzione e non ho controllato quale linea fosse. No, mi sono spostando senza niente. E io pensavo di doverci fare una scalata immensa, perché magari era tipo un posto su, non lo so. Magari poi lo è, attenzione, perché mi diceva di prendere un'auto che si chiamava Tower qualcosa, quindi potevo arrivarci effettivamente. Comunque sono arrivata molto in anticipo, contando che dovevamo vederci alle 4 e sono le 3:20. Siamo arrivate dopo un'estenuante salita, vi posso dire, così la salita. Ve la faccio vedere in discesa dopo, che adesso ci stiamo un attimo riprendendo, però sentite, si sente l'acqua già. Eccolo qua l'ingresso. Ora, no, non ci mostra la scritta. Rain report. E adesso saliamo, guardate bellino. Guardate che carino qui fuori. E la pioggia che scende dalla sopra. Beh, non venite se vi scappa così. Guarda l'atmosfera, è tutto nero, Lara. È nostro, eh. Wow. Qui abbiamo le tortine, Lara, le tortine. Le tortine. Via, ci stanno. Ora vediamo cosa prende. Ci sono le poltrone. Sdraiate. Cosa ti vedi? Ora non li prendo. Sono uscendo a prendere le robe da mangiare, che ci cucineranno quei ragazzi molto bravi. Bravi ragazzi, ho un'ottima selezione del personale. Complimenti. Oltre che il locale è tutto nero, ci piace da morire. Anche i ragazzi hanno tutti neri. Vedete, per una volta non sono fuori di nuovo. Ma si sta un po' per i piedi. Ho evitato di prendere il dolcino nero. Però ci tornerò. Fatemi andare a prendere con il basmati. Io ho preso il solito, tanto vanilla latte. Lara ha preso... Ah, perché qua fanno l'espresso, ragazzi. Attenzione per l'espresso. Ora Lara ci dirà se è un espresso degno, perché ovviamente qua il caffè è un po' particolare. Però io vedo che hanno la macchina con le macine. Qua c'è la selezione del personale, la macchina con le macine. La nostra tortina. L'odore c'è. Il bicchierino d'acqua pure. Dai, guardate che carina sta tortina. Ti ho preso quella al cocco. Oh, mio vanilla latte, tiè. Che stai amabile. Guardate, voglio farvi vedere cosa ci sarà dentro, scommesso. Secondo me c'è dentro una crema. Comunque di non è proprio economica, nel senso. No. Quant'è? No, però questa era più economica. Questa era 12. 13. 13. 13 o qualcosa. Un Turino. Cosa mi cocco? Mi è bagnata tutto l'anana. Mm. Dai, io tornare qua. La salita ne basta la pena. Prima di fare la salita, così bruci. Poi vieni qua. Allora, questa è la discesa, vi dicevo prima. Fatemi beccare signora, così magari vedete la pendenza. No, ma quella non rende, attenzione. No, non rende proprio zero. Guarda non qua, Lara. Non si vede niente. Anche la signora sembrava così pratica del tutto. Comunque siamo soddisfatte, quindi Lara, giusto? Molto soddisfatte. Molto soddisfatte. Ho penso uno dei più buoni che ho provato finora. Anche il caffè era buono. Lara ha detto l'espresso. Era buono. Era buono. Era buono, dai. Quanto era? Era 4.000? 4, sì, 4.000. Quindi sono tipo 2,80 euro, una cosa del genere. Che per un caffè.
Però siamo in Corea. In teoria sono tornata a casa. Tra l'altro è anche, non dico tardi, però siamo stati un bel po' lì al caffè. Però carino, ripeto, veramente uno forse dei migliori finora. Le cose non dolci, dolci buoni, un po' costosini, però vabbè, se ne vale la pena piuttosto che spenderli per andare in un altro posto. Bello. Fai un po' di attività fisica. Ci sta. Comunque, sono appunto tornata a casa, ma mi sono scordata che dovevo andare a prendere le traversine del signor Gucci, perché sennò è un disastro qua. Quindi adesso esco, vado un attimo da Daiso e le vado a prendere. Poi comincerò a preparare qualcosa per cena. Però prima voglio farmi... No, non mi posso neanche fare la doccia. Sapete perché non mi faccio la doccia appena torno a casa? Perché poi devo portare Amarok. Voi mi direte, portalo prima. Effettivamente potrei portarlo. Così passo da Daiso con lui. Compro le traversine. Eh sì. Alla fine mi sto facendo questi kamcha mandu, che sono i ravioli, però vedete, fatti in questo modo. E invece di avere l'impasto fuori normale con i farinacei, sono fatti con le patate. Vi faccio vedere il marchio che ci ha consigliato il nostro amico da casa. Eccoli qua. Ecco qua il prodotto finale. Ci ho messo la salsa all'acido balsamico, salsa di soia. Qua c'è la salsa sriracha. E poi qui abbiamo la puntatina. I bambini. Che fate? No, Guti stava dando un bacino a Ami, ti ho visto. Ti ho visto. Salve amici, oggi sta piovendo. Era da un po' effettivamente che non pioveva, cominciava quasi a mancarmi. Sono qui al montaggio, spero di riuscire a montare il mukbang, ma entro domani credo di farcela assolutamente, così poi lo faccio uscire. Oggi devo uscire un po' prima perché ho scoperto che io pensavo di stare più vicina a Incheon, ma in realtà per arrivare in aeroporto io ci metto 1 ora e 20. Ma siete pazzi? Quindi devo arrivare prima a Gimpo, che è l'altro aeroporto, e da lì prendere la linea per l'altro aeroporto. Io come sempre faccio assistenza, accoglienza. È successo ragazzi, mi mancava tantissimo questa sigla, mamma mia. Ah, ho fatto la mia skincare in tutto ciò e mi mancava troppo questa serie, le prime serie, quelle fatte bene. E non l'ultima, quando arriverò all'ultima, vabbè, sarà un po' un colpo al cuore un'altra volta, ma va bene così. Comunque era nell'aria questo rewatch già da un po' e ci sono cascata. Ho finito tutto per il video, quindi sono soddisfatta. Ho preparato il pranzo, mi sono fatta riso, pollo e verdure. Così poi ho tutto il tempo tranquillamente di prepararmi, tanto non mi truccherò insomma, e andare appunto poi a prendere i mezzi, visto che tranquillamente è ancora 1:23. Ragazzi, è stata catturata. No, non ti riprendo. Ti riprendo dopo quando sei fresh and clean. No, ma sono fresh and clean a casa. Ah, bambina, la vuoi salutare? Come sono? Bene, dove appunto potrebbe dire che siamo, guarda. Oh, no, siamo andati in taxi a casa sua. Si darà una sistemata. E poi andremo a fare... Troppo pochi. Vabbè, mi ha portato un po' di cose, però la principale è qui dentro. Ragazzi, cosa mi avrei portato? Dillo un po'. La Primark. No, raga, mi servivano le mutande. Cioè, tu dici, ma che cosa mi sai che ti ha portato? In Corea non le vendono le mutande. Oh, io non le trovo. No, raga, le mie come voglio io, non ci sono. Sì, no, quelle là sono particolari. E guardate qua, perché l'altra volta, lo sai perché? È venuta dalla mia amica Dayong. E mia madre mi ha... pure lei ha mandato altre cose. E io ho detto, ma non ci ha messo neanche una bustina, una lente. Un po' verina. C'è il suo profumo, fa troppo strano. Io immagino lei che si mette il profumo. Però non la voglio leggere. Non la leggo. Sembra bella ricciona. Quanto cose mi ha scritto? Aiuto, che paura. L'abbiamo appena lasciata a casa sua. Adesso si farà la doccia e tutto. Stasera andiamo al Guangzhou Market. Così... si fa tutti i suoi giri di food. Intanto mi ha rifornita di alcune cosine. Adesso appena arrivo a casa vi faccio vedere che devo correre al bagno. Me la sto facendo sotto. Il problema è che come vedete sta ancora piovendo. Quindi vabbè, ovviamente ho l'ombrellino, però mi reco verso la fermata dell'auto perché tanto siamo vicinissimi io e lei. Abbiamo preso questi, tteokbokki e i japchae. No, Cristi, basta, ma sta proprio... Ecco, basta. E carini, me la tutti organizzi, guarda. Mi sono rifatto le medicine perché ero un po' sconfiggente. Sì, perché sai come diventare i capelli. Non capisco la ciccia, perché poi io questi qua li metto.
supermercato vedo tutti uguali. Stiamo apprezzando apparentemente. Cioè, guarda che belva, ma che è? Un ragazzino questo. Grazie. Lo mangiate comunque. Attenzione. Ecco. Non mi svegliare, ricordi. Guarda, non sono piccanti a quelli di piatto, ovviamente. Però è un po' di... Non faccio proprio piccanti. Ma la salsa è strana. È diversa. Perché non vi so dire cosa di strano? Ecco qua, al mercato così mi tratta. Vai, assaggiamo tutto. Vai. Al mercato mi sono presa queste, così le mangio che a colazione. Sono le ciambelline, quelle con la cannella, buonissime. Qui abbiamo i cagnolini che mangiano. Guccino si è spazzolato tutto, ma c'è ancora qualcosina, c'è ancora qualcosina. Comunque queste sono le cose che mi ha portato. Manca ancora una parte, però poi la recupereremo. Voi direte le gallette. Ah raga, le gallette qua non si trovano, quindi io mi sono fatta portare le gallette. Poi i pangoccioli e i baiocchi, questi io non li ho mai provati, né quando stavano nella confezione piccola, ma hanno fatto il pacchettino. È tutto un baradam, devo lavare i piatti, ora metto a lavare i piatti. Qua nella busta delle mutande, tutte nere ovviamente, c'è appunto la busta della lettera. Il problema oggi è con la lacrima facile. E fa ridere perché ho già spruzzato il profumo, vedete, ha lasciato tipo la goccia di profumo. E poi c'è scritto 1, 2 e 3 qua sopra, morta. C'è scritto, ragazzi, c'è scritto 1, 2, 3, tipo quando facevo io il tema. Ok, la leggiamo. Non ad alta voce, raga, perché ovviamente qua siamo un po', però vabbè. Ovviamente c'è scritto che gli manchi anche tu, amore. Eccolo qui, il mio leoncino del cuore preferito. Siamo bellissimi, anche Gucci. Vabbè, anche Gucci viene, si vuole un po' intromettere in questo quadro di famiglia, ma lo accettiamo comunque. Eccoci qua con i bambini. E adesso, per festeggiare questa cosa, mangio anche... Cioè, raga, guardate questa roba. Io, bravo, non si vede. Cioè, no, vi giuro. Cioè, se potessi prendere la mia figura, buttarmi in una vasca, invece di fare Harley Quinn con la vasca di acido, io mi butto in una vasca di cannella e divento Cinnamon Girl. Non avete idea. Tra l'altro devo anche farmi la tinta e lavarmi i capelli. Oddio, mi sono leccata le dita. Avevo toccato i fogli col profumo. Ora sono tutto il profumo in bocca. Ta-dan, tutta pronta. Tra l'altro ho già asciugato i capelli stranamente. Non so cosa sia successo, non sono venuti gonfi. Cioè, sembra tipo che li ho lisci e li ho asciugati. Potere della tinta? Forse. Quindi tinta fatta, ovviamente poi mi sono tutta spulciata perché ogni volta mi sporco. Ho messo i miei patch per i brufolini, già. Fanni, sono le 2:30 di mattina. Finirò di vedere questa puntata di Game of Thrones e poi andrò a dormire. Detto ciò, grazie per essere stati con me in questo video. Vi mando un bacio immenso e ci vediamo presto. Ciao!